qui a darvi il benvenuto in questa bellissima cornice, per cui ringrazio il parroco Don Francesco Bacchi per l'ospitalità, il guido da Ateneo e la persona della dottoressa Pampana per l'organizzazione. Stasera qui con noi ad assistere a questo bellissimo concerto della Filarmonica di Cracovia abbiamo l'onore di avere come organizzatore l'ambasciata di Bologna, nella persona dell'ambasciatore Sua Eccellenza Anna Maria Anders. Ringrazio. Autorità, Eccellenza, Sindaco, Prefetto, Presidente dell'Opera dell'Uomo, Rettore della Chiesa. Saluti e ringraziamenti particolari all'autorità dell'Università e ai rappresentanti della Fondazione Cristina Bronisława Przyjemska-Sbranti e della stessa famiglia Sbranti, come l'avvocato Luca Sbranti, insieme con l'ambasciata polacca, co-organizzatori di questo concerto. Cari signore e signori, amici italiani e dalla Polonia, soprattutto comunità degli studenti di lingua polacca all'Università di Pisa, con la professoressa Giovanna Tomasucci e rappresentanti della comunità polacca presente qui in Toscana. Da polacco del Toscania Padova Sardegna. Sono molto felice di poter accogliervi in questo splendido luogo, un posto speciale per la comunità di Pisa, per offrirvi in occasione della settimana del servizio diplomatico polacco un concerto straordinario del coro e dell'orchestra della Filarmonica di Cracovia, diretta dal maestro Sebastian Perłowski, che presenterà tra l'altro l'opera del duca Józef Michał Poniatowski, nato a Roma, che ha vissuto a Firenze ed è l'autore di 12 opere in stile Rossini, oltre alla messa in fa maggiore che sarà eseguita durante il concerto. Il concerto avrà lo scopo di celebrare la settimana del servizio diplomatico polacco, anniversario dell'indipendenza polacca del 1918, 12 anni dalla morte di Wilicki, l'autore dell'inno nazionale polacco, che è stato composto in Italia, in Reggio Emilia. In quei drammatici momenti, quando la Polonia per oltre 100 anni perse la sovranità, il popolo italiano non fece mancare il suo appoggio. Quella fratellanza ideale che lega l'Italia alla Polonia arriva da lontano, proprio dalla giovane polacca del generale Jan Henryk Dąbrowski, che in quei drammatici momenti, quando la Polonia per oltre 100 anni perse la sovranità, il popolo italiano non fece mancare il suo appoggio. Quella fratellanza ideale che lega l'Italia e la Polonia arriva da lontano, proprio dalla regione polacca del generale Jan Henryk Dąbrowski, che marciava verso la martoriata Polonia della terra d'Italia dove nacque l'inno nazionale polacco. Italia e Polonia unisce anche l'esperienza della giovane Italia e della giovane Polonia di Giuseppe Mazzini, e poi del garibaldiano Francesco Nullo, che prese le armi per difendere la Polonia e diede la vita per la sua indipendenza. Ma anche dei soldati polacchi che nel 1918 si ricostituirono come esercito d'Italia per marciarsi verso la Polonia, e quelli del secondo corpo polacco del generale Władysław Wanda, mio padre, conquistarono Monte Cassino e che combatterono a Morirone, Salvash Nashon i Vashon Volnosh, per la nostra e la vostra libertà. Furono queste le prove di una solidarietà vera
di una vicinanza tra due popoli, italiano e polacco. Il bianco e il rosso della nostra bandiera polacca sono i benvenuti i colori della libertà. Questa libertà che ora auguriamo anche al popolo ucraino. E ora auguro a tutti buon ascolto e ringraziando la Filarmonica di Cracovia, una delle più prestigiose orchestre polacche, e il suo direttore Mateusz Kletota per la loro presenza. Vorrei aggiungere che ieri sera siamo stati un concerto anche con la Filarmonica di Cracovia, un concerto bellissimo per la pace, un concerto veramente internazionale, perché c'era gente, il corpo diplomatico in tutto il mondo. C'era un gruppo di Israele che è venuto di New York, o c'era un gruppo che ha vinto il Eurovision, un gruppo ucraino. Avevamo la nostra orchestra qua, però anche gli attori e poi i cantanti della Polonia. E il dirigente Massimiliano Cardi, italiano, che ha diretto anche questa orchestra. Pensiamo tutti oggi, penso, come ho già detto, alla libertà, quello che è successo qualche giorno fa adesso in Polonia è molto, molto inquietante. Allora vorrei proporre che, ascoltando la musica questa sera, pensiamo anche a quello che succede nel mondo e preghiamo per la pace nel mondo e anche direi per non, che non ci sia una escalanza di quello che succede adesso. Allora, avendo detto questo, vi auguro veramente una bellissima serata e la orchestra è fantastica e basta. Grazie.